Cari ragazzi e genitori tutti, buongiorno. Questa domenica, detta delle Palme, ha inizio la Settimana Santa. Mediteremo insieme la Passione secondo Matteo. Ripercorriamo il cammino di Gesù verso la croce. Facciamo nostri i sentimenti che furono di Cristo. Gesù durante la sua passione parla pochissimo, mentre i suoi avversari diventano sempre più arroganti. A parlare saranno più i suoi gesti. Allora mettiamoci alla sequela di Gesù e in silenzio. Non senti quante cose attestano contro di te? Gesù a questa domanda preferisce restare in silenzio. Il suo silenzio continua. Lui, che ha già parlato e ha già compiuto tanti gesti in questi suoi anni, adesso resta completamente in silenzio. Qui viene fuori un personaggio di cui sicuramente ne avete sentito parlare, Barabba. Chi è Barabba? Barabba è il simbolo del messia rivoluzionario, di un messia che risolve con la violenza di chi sconfigge i potenti per poi sostituirli. Nonostante il consiglio della moglie, Pilato, che ha tutto il potere di scagionare Gesù, decide di non scegliere. La folla segue la volontà dei potenti. La folla grida "Crocifiggilo, crocifiggilo". Qui il male si esprime nella sua tranquilla ferocia. Fino a qualche giorno fa gridavano tutti a gran voce "Osanna al figlio di David". Adesso sono tutti lì a condannare Gesù. Ti è mai capitato di essere complice del male? Pilato, che ha il potere di assolvere o di condannare un imputato, decide di non prendersi le responsabilità, le sue responsabilità. L'opinione della folla si sostituisce alla verità. Barabba, che è l'immagine del peccatore, viene liberato perché Cristo ne prenda il suo posto sulla croce. Gli sputarono addosso, lo percotevano sul capo. Gesù diventa un vero e proprio oggetto. I soldati paradossalmente diventano deboli con i forti e forti con i deboli. In Cristo si rispecchia ogni violenza contro l'umanità. Povero Gesù. È stravolto dalla violenza subita, ma viene aiutato da un certo Simone di Cirene. Ogni volta che abbiamo aiutato anche uno solo dei nostri amici, dei nostri fratelli, abbiamo aiutato Gesù. Qui a Gesù viene offerto un anestetico,
un farmaco per cercare di lenire il dolore, ma Gesù decide di vivere fino in fondo la prova e la sofferenza. Nonostante sia lì appeso ad una croce, Gesù viene ancora schernito, umiliato. I soldati tirano a sorte la sua veste. Gesù ha perso tutto. Privato della sua dignità, viene deriso anche nella morte. Accanto a lui vengono crocifissi due ladroni, uno alla destra e uno alla sinistra. Ma cosa è servito il bene che Gesù ha fatto? Cosa è servito? A cosa sono servite tutte le opere che egli ha compiuto in questi anni di vita pubblica? Scendi dalla croce e ti crederemo. Gesù poteva fare questo? Certo che sì, ma Gesù non vuole cedere alla vendetta, all'idea che Dio in fondo non sia disposto ad essere sconfitto, perché Dio ama l'umanità più di se stesso. Gesù, nel suo discendere nell'abisso del male, sperimenta l'assenza di Dio. In realtà in questa domenica noi leggiamo il Salmo 21. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Rileggilo questo Salmo per capire queste parole. Gesù emette un alto grido e poi l'ultimo respiro. Fino in fondo Gesù non viene compreso. Che tristezza! Ci perdonerai mai, Signore, per non averti compreso fino in fondo? Gesù morendo trafigge le profondità della morte stessa. Avvengono degli eventi incredibili, terremoti, i morti che risorgono, i sepolcri che si aprono e soprattutto molti, dopo la resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. In realtà Matteo, che scrive agli Ebrei, ci vuole far capire in realtà che Gesù è davvero il Messia. Quel Messia tanto atteso, tanto annunciato, è Lui, è Gesù, umile figlio di un carpentiere di Nazareth. Chi è il primo a riconoscere Gesù come il figlio di Dio? Un ebreo? No, è un pagano. È un centurione che è lì sotto la croce. Cosa contemplo quando guardo la croce? Allora impegniamoci, cari ragazzi, in questa settimana a guardare di più la croce, perché è dalla croce che Gesù ha vinto il mondo. Buona domenica a tutti!